fu uno dei più grandi faraoni che l'antico Egitto abbia mai avuto. Costruttore eccelso, guerriero senza paura e padre di oltre 100 figli. Oggi, nuove scoperte fanno supporre che quest'uomo possa addirittura essere il faraone di cui parla l'Esodo della Bibbia, senza mai citarlo. Il suo nome era Ramses il Grande. Ma fu veramente questo il faraone che si scontrò contro il Dio di Israele? Gli splendidi monumenti che Ramses fece costruire sorgono sull'intero territorio egiziano. Dalle sue statue colossali a Menfi, capitale dell'antico regno, nel nord del paese, fino al grande tempio di Abu Simbel a sud. Fra di essi la valle del Nilo, costellata di templi, palazzi e statue costruiti dal faraone, che il mondo avrebbe in seguito conosciuto con il nome di Ramses il Grande. Ramses intraprese la più grande battaglia che qualsiasi faraone abbia mai affrontato. Con un numero inferiore di soldati rispetto alle forze nemiche in territorio ostile, riuscì ad evitare la sconfitta, mentre chiunque altro avrebbe scelto la fuga. Conosceva bene l'arte della guerra. Per tentare di capire Ramses è necessario partire da Abidos, famosa nell'antichità per aver ospitato la più sacra delle tombe, il cenotafio di Osiride, dio dei morti. Fu per migliaia di anni meta di devoti pellegrinaggi. I fedeli vi giungevano con le offerte di stele o di tavole sacrificali per assicurarsi la protezione del dio. Oggi, tutto quello che rimane di quelle offerte è Umm el Kaab, la madre dei vasi, una serie di cumuli di macerie fra cui si trovano numerosi frammenti delle giare donate dai pellegrini. Il nonno di Ramses fu il primo faraone della sua dinastia, caratterizzata da uno spiccato senso militare e nuova alla regalità. Così, quando Seti, padre di Ramses, volle mostrare di non essere da meno dei suoi predecessori reali, fece erigere il proprio tempio, una sontuosa costruzione funeraria, nell'area consacrata di Abidos. Radunò i migliori artigiani del paese affinché il popolo ricevesse, attraverso la grandiosità di questo edificio votivo, un'ulteriore conferma che, ancora una volta, l'Egitto era grande. Con questa opera Seti non si limitava a edificare un tempio, ma pronunciava anche un'affermazione politica. Potete aspettarvi grandi cose dal mio regno. Questo era il padre di Ramses. Proveniva da una famiglia capace di grandi imprese e il figlio si prefisse di distinguersi ancora di più. E vi riuscì. Quando divenne faraone, Ramses costruì un tempio talmente spettacolare che sarebbe diventato il suo marchio per sempre e un simbolo per tutto l'Egitto. Aveva appena 20 anni quando iniziò a costruire il grande tempio di Abu Simbel in Bassa Nubia, non lontano dall'antico confine meridionale. Si trattava di un progetto assolutamente unico nel suo genere. A quell'epoca, la maggior parte dei templi veniva costruita con enormi blocchi di pietra, fatti combaciare e poi decorati con incisioni. Il grande tempio di Abu Simbel venne invece scavato verticalmente dentro uno sperone della catena montuosa occidentale. Si dovettero sviluppare nuove tecniche per il taglio della roccia. Gli artisti vennero calati dalla cima della montagna per disegnare una griglia enorme come guida agli scultori che successivamente tagliarono i 4 colossi di Ramses seduto sul trono. Figure gigantesche alte circa 20 metri. Ma perché costruire un monumento così incredibile in una località tanto remota? In quella zona non ci fu mai una densità di popolazione così alta da giustificare la costruzione di un simile tempio. Si trattò quindi di semplice propaganda. Ramses voleva che tutti lo temessero. La Nubia era la fonte dell'oro per l'Egitto intero ed il tempio serviva ai nubiani da monito della grande potenza del faraone. Chiunque fosse entrato in Egitto da sud avrebbe dovuto navigare al suo cospetto, passando proprio sotto gli occhi penetranti delle 4 colossali statue di Ramses. E in più, se un nubiano si fosse fermato per visitare il tempio, si sarebbe trovato faccia a faccia con le impressionanti decorazioni in rilievo di prigionieri in catene, fra cui molti nubiani.
Una volta all'interno avrebbe potuto vedere Ramses mentre guidava l'esercito in battaglia, con le redini del carro legate attorno alla vita, nell'atto di scoccare frecce sul nemico. Quando infine il nostro visitatore fosse giunto nella parte più riservata del tempio, si sarebbe trovato dinanzi le statue assise degli dei Amon-Ra, Ptah e Armkis. In mezzo a loro, delle stesse dimensioni, la figura di Ramses divinizzato, un dio fra gli dei. Ramses però non si limitò a far costruire un solo tempio ad Abu Simbel, ma ne fece erigere un secondo per la sua amata regina Nefertari. Si sposarono ancora adolescenti e l'adorazione del sovrano per lei era evidente. Sul timpano del tempio di Hathor, a lei dedicato, Ramses fece incidere una scritta geroglifica dedicatoria, colei per la quale il sole splende. L'Egitto è un paese molto esteso, principalmente desertico. È il Nilo che lo attraversa a renderlo abitabile. Così, nell'antichità, gli egiziani raggruppavano le proprie abitazioni lungo le rive del fiume e ogni città era edificata sulle sue sponde. A Tebe, centro religioso dell'antico Egitto, Ramses costruì altri tempi monumentali e al di là del Nilo, sulla sponda occidentale, fece erigere numerose tombe sia nella Valle dei Re che in quella delle Regine. La capitale dell'impero era sempre stata Menfi, situata a circa 640 km a nord, vicino alla moderna Cairo, ed era proprio da qui che il paese veniva governato. Quando salì al potere, per prima cosa Ramses spostò la capitale nell'area del delta, a circa 160 km a nord di Menfi. Qui il Nilo si divide in vari rami e l'intera regione è ricca di vegetazione lussureggiante. Tuttavia, Ramses non spostò la capitale per ragioni climatiche. Infatti era un condottiero e furono ragioni militari quelle che lo spinsero a costruire la città che porta il suo nome, Pir Ramses, nel nord del paese. Era il luogo ideale da cui sferrare l'attacco contro i due nemici tradizionali dell'Egitto, la Siria a nord e la Libia ad occidente. Così fece edificare una città completamente nuova e potrebbe trattarsi della stessa città che, secondo la Bibbia, un faraone costrinse gli israeliti a costruire. La nuova capitale divenne presto un complesso brulicante di templi, palazzi, magazzini, laboratori e baracche. Da questa città Ramses condusse le sue truppe verso una lunga serie di vittorie che gli procurarono l'appellativo di Ramses il Grande. A 25 anni il faraone era già comandante dell'esercito più grande che il mondo antico avesse mai visto. Un fatto eccezionale. L'esercito era costituito da reparti di fanti e reparti di aurighi e la sola fanteria contava più di 20.000 uomini. Le loro armi erano l'ascia da combattimento, le lance e la spada a lama ricurva. Per garantire la rapidità e la manovrabilità, i carri da combattimento dovevano essere leggeri e di conseguenza anche fragili. È per questo che solo pochissimi esemplari sono giunti fino ai nostri giorni. Nadia Lokma, la più abile restauratrice egiziana del legno, impiegò anni interi per ripristinare questo carro, ridando ai vari pezzi la loro forma originaria. Il carro veniva costruito impiegando legni differenti, l'olmo, flessibile per le ruote, e il frassino, più resistente per il corpo. Ogni carro veniva trainato da una pariglia e portava due uomini, una auriga e un arciere. Il pianale era fatto con cinghie di cuoio intrecciate, ricoperte anch'esse da un lembo di cuoio. Funzionava da ammortizzatore, fornendo nel contempo all'arciere una piattaforma relativamente stabile. Ramses si guadagnò la reputazione di valente guerriero nella battaglia di Kadesh.
Sono giunti fino a noi resoconti molto più numerosi su questa battaglia che non su qualsiasi altro evento della storia antica. Oltre alle numerose registrazioni scritte, è ancora possibile vedere il campo di battaglia vero e proprio. L'antica città fortificata di Kadesh, in Siria, sorgeva su una collina. Il sito è stato abitato per più di 3.000 anni e ancora oggi c'è un villaggio moderno che fra non molto potrebbe essere abbandonato per la presenza di sale nel terreno e nell'acqua. Un tempo però, questo era un sito strategico dell'Asia anteriore. Per Ramses, Kadesh era un ostacolo nel suo piano di dominio sul Medio Oriente. La città era controllata dagli Ittiti, un popolo guerriero dell'area corrispondente alla moderna Turchia, il nemico principale dell'Egitto, ma Ramses era intenzionato a conquistarla. Così, nel secondo mese dell'estate del quinto anno del suo regno, guidò 20.000 soldati fuori dai confini dell'Egitto per conquistare Kadesh e tutto il territorio circostante. Ramses non era mai stato sconfitto ed era alla testa del più potente esercito che il mondo conoscesse. Attraversarono rapidamente le terre di Gaza, di Canaan e di Galilea. Entrando in territorio siriano, gli egiziani avrebbero visto ampie distese verdeggianti con fiori selvatici a loro sconosciuti. E in lontananza, le montagne incappucciate di neve. Mentre si avvicinavano al fiume Oronte, Ramses fu raggiunto da due uomini di una tribù locale. Gli dissero che il re Ittita Mutvallis, informato della sua avanzata, era fuggito col suo esercito raggiungendo Aleppo, a circa 200 km a nord. Al giovane faraone questo parve del tutto plausibile e, smanioso di vincere, con una sola divisione proseguì fino a Kadesh, lasciandosi alle spalle le altre tre. Ramses decise di accamparsi su una collinetta da cui poteva avere una completa visuale della città fortificata. Il giorno successivo avrebbe conquistato Kadesh e tutti i suoi tesori. Mentre il campo veniva allestito, le sentinelle del faraone catturarono due spie e le costrinsero a confessare. Ramses era stato attirato in un tranello. Mutvallis, con il suo esercito di 40.000 uomini, stava infatti aspettando il momento propizio all'attacco, nascosto in un bosco dal lato opposto di Kadesh. Mentre il faraone ed i suoi ufficiali stavano approntando un piano di emergenza, gli Ittiti sferrarono l'attacco. I carri Ittiti colsero di sorpresa le truppe egiziane e penetrarono attraverso la barriera di scudi che si ergeva a protezione dell'accampamento nemico. Nonostante lo stato di disorientamento, Ramses riprese immediatamente il controllo e urlò: «Mantenetevi compatti, calmate i vostri cuori, mie truppe, che voi possiate assistere alla mia vittoria. Io sono solo, ma Amon sarà il mio protettore, la sua mano è con me». Chiamando a raccolta i soldati, Ramses salì sul suo carro, recitò una preghiera ad Amon e guidò il contrattacco. Sorprendendo gli Ittiti con il suo coraggio, in poco tempo ribaltò la situazione, sferrando ben 6 attacchi consecutivi contro di loro. Finalmente, gli Ittiti furono respinti al di là del fiume e Mutvallis rimase sconvolto nel vedere la sua armata di carri da combattimento battere in ritirata. Quella che dapprima pareva una amara sconfitta era stata trasformata in vittoria.
La mano destra di ogni ittita caduto in battaglia venne amputata e gettata in un mucchio, mentre gli scribi di Ramses si diedero alla conta dei nemici morti. Si stabilì una sospensione temporanea della battaglia. Tuttavia, il coraggioso Ramses aveva ottenuto una grande vittoria personale. Mutvallis propose al faraone un trattato di pace secondo il quale entrambe le parti avrebbero accettato l'esito di quella battaglia, acconsentendo a un patto di non belligeranza. Ma Ramses si rifiutò di accettare la proposta, dicendosi pronto a una semplice tregua. Era ancora forte il suo desiderio di far capitolare Kadesh. Così Ramses ed il suo esercito si rimisero in marcia per ritornare alla capitale del Delta. Stava nascendo una leggenda. Ramses fece incidere la storia della battaglia di Kadesh sulle pareti di tutti i suoi templi, dando vita al racconto militare più dettagliato dell'intera storia antica. Ben presto, però, il faraone avrebbe dovuto affrontare un tipo di battaglia completamente diverso. Gli egiziani registrarono guerre e battaglie sulle pareti dei loro templi, ma leggendo con attenzione i resoconti risulta evidente che non riportarono mai le sconfitte. La testimonianza che un evento simile all'esodo si sia realmente verificato potrebbe trovarsi nel Museo Egizio del Cairo. Questa prova ci suggerisce addirittura che Ramses possa essere il faraone dell'esodo. La famosa Stele di Israele è l'unico luogo in tutto l'Egitto in cui si faccia riferimento agli israeliti. La stele era una grande pietra piatta, eretta di fronte ad un tempio a scopo commemorativo. Questa stele fu eretta dal successore di Ramses, Merenptah, per celebrare i suoi successi militari. Qui il faraone espresse il suo orgoglio in modo particolare per aver conquistato i libici e sconfitto il misterioso popolo del mare che aveva cercato di invadere l'Egitto. Ma proprio in fondo alla stele, Merenptah parla della propria spedizione militare in Palestina, elencando tutti i territori conquistati. Tehenu è desolata, Hatti è finita, Canaan è saccheggiata. Poi egli aggiunge: Israele è devastata. Il suo seme non è più. Se si osservano attentamente i geroglifici, si nota che tutti i territori conquistati terminano con il geroglifico a tre punte, che rappresenta le montagne. È il simbolo che indica un paese straniero. Questo però non accade per Israele, che termina con un geroglifico che indica delle persone, un uomo e una donna. Questo potrebbe essere attribuito al fatto che Israele non era un paese vero e proprio. Gli israeliti erano ancora un gruppo errante. Va ricordato a questo proposito come la Bibbia ci dica che gli israeliti dovettero vagare attraverso terre inospitali per 40 anni prima di potersi stabilire nella terra promessa. E così, se i figli di Israele erano ancora un popolo errante quando il successore di Ramses eresse la stele, questo potrebbe collocare l'esodo nei 67 anni del regno di Ramses. Era dunque lui il faraone senza nome menzionato dalla Bibbia? C'è un ultimo indizio che potrebbe confermare questa tesi, fornito da uno dei suoi figli. Ramses, orgoglioso dei suoi numerosi figli, li fece rappresentare nelle decorazioni parietali di quasi tutti i templi che fece erigere. Nel tempio di Luxor, la base del muro della cappella del faraone è decorata con una processione cerimoniale dei figli del re in ordine di primogenitura. Il primo è Amon Erkopeshef ed il tredicesimo è Merenptah, che successe al padre sul trono dell'Egitto. Questo significa che i primi 12 figli di Ramses morirono prima di lui. Se si fa riferimento al racconto della morte dei primogeniti nell'Esodo, bisogna domandarsi quando sia morto Amon Erkopeshef, il primo figlio di Ramses. Abu Simbel può fornire una risposta. Ramses mostrava con fierezza i suoi figli anche nelle decorazioni interne dei monumenti. Qui, in testa al gruppo, si vede il figlio primogenito Amon Erkopeshef, e se ne deduce che fosse ancora vivo e in buona salute quando questa decorazione parietale venne realizzata. Tuttavia, un alto rilievo del ragazzo scolpito sulla facciata del Tempio di Hathor presenta due alti geroglifici alla fine del suo nome che significano deceduto. Quindi, il figlio primogenito di Ramses morì prima del completamento dei due templi di Abu Simbel, subito dopo l'esodo, ed è addirittura possibile sapere dove sia stato sepolto.
Ogni tomba della Valle dei Re è stata numerata dagli archeologi e una delle più intriganti è la numero KV5, Valle dei Re 5. Ramses fece costruire questa tomba di fronte alla propria per quei figli che fossero morti prima di lui in modo da poter essere vicini per l'eternità. Questa non è una tomba comune. Quando l'egittologo dottor Ken Weeks vi iniziò gli scavi, fu subito evidente che si trattava della tomba più grande che fosse mai stata costruita in Egitto. Sembra non finire mai e presenta centinaia di piccoli ambienti, stanze per le mummie, stanze per i corredi funebri, i mobili, gli abiti e gli oggetti di cui i figli del faraone avevano bisogno per il loro viaggio nell'aldilà. Quando i ricercatori incominciarono a togliere i detriti dalla tomba, trovarono bende di mummie, ossa e canopi che un tempo contenevano gli organi interni mummificati. Trovarono anche delle iscrizioni con i nomi dei figli di Ramses. Il fatto interessante è che gli studiosi moderni fanno risalire la morte del primogenito di Ramses all'incirca lo stesso periodo dell'Esodo. Questo è con tutta probabilità il luogo di sepoltura del primo figlio del faraone, quello stesso la cui morte avrebbe portato gli israeliti a lasciare l'Egitto in cerca della terra promessa. Nello stesso racconto dell'Esodo si dice anche che gli israeliti eressero le città di Pitom e di Pir Ramses nel delta, e questa regione, in effetti, è piena di rovine delle città di Ramses. Se si aggiunge a tutto questo che la morte di suo figlio primogenito viene fatta risalire al 1262 a.C., data approssimativa dell'Esodo, è plausibile supporre che proprio Ramses sia il faraone senza nome della Bibbia. L'Esodo non avvenne verosimilmente nei termini descritti nella Bibbia, ma sembra che qualcosa di simile sia successo e Ramses era probabilmente al centro di tutta la vicenda. Questo potrebbe davvero essere il volto di un uomo che conobbe Mosè. Il fatto di essere stato il faraone dell'Esodo potrebbe inoltre spiegare il cambiamento radicale che si verificò nel comportamento di Ramses. La prova della crisi che Ramses attraversò ci proviene da un'iscrizione parietale del Tempio di Karnak. Eccolo, è il primo trattato di pace della storia del mondo, firmato fra Ramses e il re Ittita. C'è tutto quello che ci aspetteremo da un trattato di pace moderno, un patto di non aggressione, la fine delle ostilità, ma la condizione più importante è che Ramses il Grande promise di non oltrepassare il confine Ittita e di non asportare nulla. Rinunciò a Kadesh. Per anni aveva lottato per espugnarla. Come mai ora vi rinunciava con tanta facilità? Ritengo che la risposta sia scritta nella storia dell'Esodo. Ramses aveva infatti subito la sua prima sconfitta. Aveva perduto il figlio primogenito e questo era più di quanto potesse sopportare. Dopo 67 anni di regno straordinario, anche Ramses il Grande morì nel suo palazzo del Delta. Il suo corpo venne portato al laboratorio degli imbalsamatori reali, gli stessi che avevano imbalsamato la sua amata Nefertari, il figlio primogenito Amon Erkopeshev e molti altri tra i suoi figli e figlie. Il corpo di Ramses vi rimase per 70 giorni prima di essere caricato sulla barca reale che avrebbe intrapreso il suo lungo viaggio verso sud, verso la Valle dei Re. Quando la barca reale raggiunse Tebe, i grandi sacerdoti di Amon la accolsero sulla riva orientale del Nilo. Qui la mummia del sovrano venne trasbordata sulla barca cerimoniale per il suo ultimo viaggio attraverso il fiume, fino alla sponda occidentale, il Regno dei Morti. Qui il corpo venne trasportato su una slitta fino al tempio funerario di Ramses. Adesso poteva raggiungere gli dei. I lavori per la costruzione della tomba di Ramses erano iniziati 67 anni prima ed ora era pronta ad accogliere la mummia del sovrano.
Come era già avvenuto nelle tombe dei faraoni che lo avevano preceduto, il suo sarcofago di pietra venne lentamente fatto discendere lungo un corridoio, passando davanti ai sacri testi incisi sulle pareti che avrebbero agevolato il suo passaggio verso l'aldilà. Il libro delle porte, con tutte le parole d'ordine per superare qualsiasi ostacolo avesse potuto incontrare, e più importante fra tutti, il libro dei morti, che gli assicurava la resurrezione nell'altro mondo. Il corridoio scendeva in profondità nel terreno. Gli ambienti erano stati scavati con cura e dalle pareti era stata tolta ogni asperità prima di scolpirle e dipingerle, in modo tale che il re potesse mostrare agli dei come avrebbe dovuto essere trattato, come uno di loro. La tomba vera e propria di Ramses ha subito sia spoliazioni da parte dei ladri che numerosi allagamenti dovuti agli occasionali acquazzoni che colpiscono la Valle dei Re, ma è tuttora degna di Ramses il Grande. La camera del sarcofago è la più grande di tutta la valle e con tutta probabilità conteneva un tempo il tesoro più favoloso mai messo assieme. Ramses aveva alle spalle 67 anni di regno come sovrano del paese più ricco del mondo antico. Quando Ramses morì, la maggior parte degli uomini che avevano lavorato alla costruzione della sua tomba era già morta. Fra le colline riarse di Tebe, in Egitto, alcuni uomini setacciano la polvere in cerca di frammenti di un antico passato. Ma il loro lavoro, apparentemente artigianale, può trarre in inganno. In realtà fa parte di un importante progetto internazionale che ha come scopo la salvezza di uno dei più grandi tesori d'arte del mondo. Il ruolo di questi uomini è fondamentale. Cercano le prove più minuscole dell'illustre passato di una donna, Nefertari. Vicino all'attuale confine dell'Egitto con il Sudan sorgono i colossali templi rupestri di Abu Simbel. Li costruì il grande faraone Ramses II, che regnò nel periodo più fulgido della storia egizia, il Nuovo Regno, circa 1300 anni prima della nascita di Cristo. Ramses era una divinità onnipotente per il suo popolo. È immortalato nei templi lungo il corso del Nilo in molte gigantesche raffigurazioni. Sull'austera facciata del tempio di Abu Simbel, accanto a ognuna delle colossali statue di Ramses, c'è una statua della sua regina favorita. Nefertari, colei per cui splende il sole nel cielo. A poche centinaia di metri a est del proprio tempio, Ramses ne fece erigere uno in onore di Nefertari. Nessun'altra regina della storia egizia ebbe un tale onore e nessun'altra sposa reale fu mai raffigurata in dimensioni pari a quelle del sovrano. Nefertari era unica, una leggenda. Dopo la sua morte, nel 1250 a.C., il suo mito si perse nella storia, finché nel 1904 un team di archeologi italiani che lavoravano 250 km a nord di Abu Simbel, vicino alla celebre Valle dei Re, si imbatterono in una tomba.
Ciò che trovarono era uno dei più grandi tesori dell'arte egizia. La sepoltura di Nefertari. Gli archeologi erano guidati da Ernesto Schiaparelli. Egli scoprì che la tomba era stata saccheggiata in tempi antichi. Rimaneva solo il coperchio del sarcofago e i muri erano gravemente danneggiati. Nonostante tutto, Schiaparelli rimase colpito dalla magnificenza di ciò che lo circondava e scattò molte fotografie. Non aveva mai visto affreschi egizi di tale valore artistico. Ciò non di meno, in quella parte che è la maggiore, nella quale le decorazioni rimanevano intatte o dove si giunse a tempo a consolidarle, la grandezza delle figure, la vivacità dei colori, la magnificenza e la sicurezza dello stile che ricorda quanto di più bello l'arte egiziana produsse nel primo periodo della XIX dinastia, fanno di questa tomba uno dei monumenti più insigni della necropoli di Tebe. Se non per ampiezza, certo per l'armonia delle sue parti e la squisitezza dell'arte, gareggia per anco con le più belle tombe della Valle dei Re. Se i dipinti sono di straordinaria qualità, anche la loro tecnica è molto insolita. Nella maggior parte delle tombe la pietra stessa è dipinta, ma qui c'è uno strato di intonaco fatto di fango del Nilo. Questa tecnica, tuttavia, ha determinato un serio inconveniente. La tomba di Nefertari è rimasta chiusa per 50 anni e solo pochi esperti hanno potuto esaminarla. Questa è la prima volta che le telecamere hanno potuto entrarvi. I dipinti si stanno deteriorando rapidamente e nessuno sa il perché. Ampie porzioni si stanno staccando dalle pareti e intere zone di intonaco si sono disintegrate. C'è il rischio che questi dipinti vadano perduti per sempre. Ma è iniziato un grande progetto, in gara contro il tempo. L'operazione è affidata a un team di restauratori italiani. Provengono da un'esperienza di restauro particolare. Di solito operano su affreschi come quelli di Giotto o di Mantegna. Non hanno mai lavorato su dipinti vecchi di 3.000 anni e non hanno mai messo piede in Egitto prima d'ora. Sono guidati da Laura Mora e da suo marito Paolo, ex direttore dell'Istituto Centrale di Restauro di Roma. La loro giornata comincia ogni mattina con la traversata del Nilo in traghetto da Luxor. Come nell'antichità, l'unico sistema per attraversare il Nilo è la barca. Nell'antico Egitto il faraone viveva con la sua corte sulla riva orientale e quando moriva veniva simbolicamente traghettato fino all'altra sponda. Dopo l'approdo, per raggiungere la tomba di Nefertari bisogna fare un viaggio in auto di circa 10 minuti attraverso campi e villaggi fra il Nilo e la Valle dei Re. Il team di Paolo Mora è composto dai suoi ex allievi. Sono in maggioranza laureati in storia dell'arte che si sono specializzati in restauro con lui. Questo non conosce la buca, vedrai che non realmente. Lo stesso Mora, uno dei più illustri restauratori al mondo, ha studiato architettura. We are
not scientists, we are not... Non siamo scienziati, nemmeno artisti, ma dobbiamo essere in grado di discutere con gli specialisti, con gli storici dell'arte, con gli archeologi e con tutti gli esponenti degli altri settori del lavoro. Durante il tragitto passano accanto ai colossi di Memnone, che sorvegliano l'entrata della gigantesca necropoli dell'antica capitale egizia. Non è facile stabilire cosa esattamente sia un restauratore, ma non dovrebbe mai essere un artista, come vi dicevo, anche se deve saper dipingere e disegnare e possedere la giusta sensibilità e un occhio perfetto per il colore. Deve anche comprendere il significato dell'oggetto su cui lavora e la sua fattura. Il progetto è finanziato dal Getty Conservation Institute ed è diretto dal messicano Miguel Ángel Corzo. Abbiamo iniziato il progetto Nefertari cercando di stabilire quali fossero i nostri obiettivi, soprattutto per determinare le cause del deterioramento delle pitture murali della tomba. È stata questa analisi dello stato di conservazione che ci ha spinti a promuovere un consolidamento d'emergenza dei dipinti. I nostri specialisti e scienziati vengono da 4 continenti. Abbiamo esperti degli Stati Uniti, del Messico, della Spagna, della Germania, dell'Italia e del Giappone, che collaborano con gli scienziati egiziani per la salvezza di questo importante monumento della cultura mondiale. L'ambiente non facilita il lavoro, manca l'aria e fa molto caldo. Il primo obiettivo del team è quello di consolidare la tomba e di evitare ulteriori danni. Il problema principale è costituito dal lavoro svolto durante i precedenti restauri. Uno dei compiti più difficili è quello di eliminare ciò che i precedenti restauratori hanno aggiunto lavorando sulle opere d'arte. Di solito è l'operazione più difficile da portare avanti, bisogna fare moltissima attenzione. Sulla superficie dell'intonaco sono stati in passato applicati brani di tessuto per tenerlo in posizione, ma sono troppo rigidi e pesanti. Invece di salvare i dipinti, li stanno danneggiando. Vengono rimpiazzati con carta leggera ricavata dalla corteccia di gelso, le cui fibre hanno maggiore capacità assorbente ed elasticità. Nel corso dell'intervento d'emergenza vengono tagliati e fissati almeno 10.000 pezzi di questa carta speciale. Ma in alcune zone il muro è stato coperto con bande di garza rigida, incollate alla superficie dipinta. Stephen Rickerby del Courtauld Institute di Londra sta applicando un solvente per eliminare il vecchio collante. È un procedimento molto rischioso, un solo sbaglio può provocare un disastro. Sto applicando il solvente con molta attenzione, cercando di ammorbidire la garza, ma senza saturare troppo l'intonaco sottostante. Quando cerco di eliminare un pezzo di garza che fa resistenza, ho sempre paura di danneggiare anche l'intonaco e scopro molti altri danni sottostanti. Quando si lavora su pitture come quelle di Nefertari, non c'è tempo per pensare a quanto sono antiche.
Ma ogni tanto, quando il lavoro è finito, quando elimino una bolla, tiro un sospiro di sollievo, faccio un passo indietro e penso... Hanno 3.000 anni. Allora, Giorgio, che cosa pensavi di fare qua? Adesso sto usando il consolidante per far riaderire la scaglia di... La superficie da restaurare supera i 150 metri quadrati. Ci vorranno almeno 5 anni, dato che le proporzioni del lavoro sono pari ai problemi tecnici. Questa tomba mi ha colpito molto. La cosa che forse mi ha impressionato di più è lo stato di conservazione. Abbiamo subito capito che era una situazione problematica, che non potevamo risolverla in modo semplice, normale. Non potevamo usare i soliti metodi per via della differenza di materiali, di condizioni, di tutto. In molti punti l'intonaco si sta staccando dalla pietra. Vengono praticate alcune iniezioni di resina. L'intonaco viene attentamente riposizionato. Il soffitto della camera sepolcrale di Nefertari era affrescato in modo da sembrare un cielo punteggiato di stelle. Mora incoraggia i giovani restauratori e li istruisce sui metodi da adottare. Ci sono più strati di roccia, più strati di intonaco. Un secondo strato di intonaco e una mano di bianco con sopra il colore. E a volte abbiamo un distacco tra gli strati più interni. Grazie alla sua esperienza, Mora può localizzare i danni più nascosti saggiando manualmente il muro. C'è un primo strato di intonaco scollato dal secondo. Entrambi si sono distaccati dalla roccia. La valutazione della precisa entità del danno effettuata da Mora servirà a stabilire dove iniettare la resina. Dovranno essere praticate decine di migliaia di iniezioni per riempire le piccole crepe e saldare le superfici staccate. I restauratori egiziani lavorano insieme ai loro colleghi europei. Lo scambio di idee e di esperienze di lavoro è fondamentale quando si deve affrontare un compito così difficile. Molti mesi prima che Mora e il suo team cominciassero il loro lavoro, è stata condotta un'accurata indagine per cercare di determinare le cause dei danni. Sì, sulle crepe ha funzionato bene. È stupefacente che solo qui ce ne siano così tante. Di certo, non si trattava di danni provocati dai ladri di tombe e anche la possibilità di un terremoto è stata esclusa. Alla fine, la causa principale è stata identificata, il sale. Il problema era dovuto all'acqua che filtrava nella pietra e formava cristalli di sale fra l'intonaco e la roccia, che spaccavano l'intonaco e facevano gonfiare lo strato di colore. Ecco i cristalli di sale. Belli, ma pericolosi. Eccone uno in particolare. Abbiamo faticato a rimuoverlo e per via della forma lo chiamiamo Manhattan.
la sede del Getty Conservation Institute a Los Angeles. È qui che sono state effettuate gran parte delle analisi di laboratorio. Frank Preusser è il direttore scientifico dell'istituto. Uno dei fattori più distruttivi nella tomba è la cristallizzazione del sale, che ha sollevato l'intonaco e gli strati di colore dalle pareti. Insieme al team internazionale di esperti in varie discipline, abbiamo compiuto uno studio di questo fenomeno. Ecco alcuni campioni di sale raccolti all'interno della tomba. Insieme a quelli di sale, anche alcuni campioni di intonaco e di superficie dipinta sono stati inseriti in una microsonda elettronica. È lo stesso tipo di strumento usato per analizzare i primi campioni di roccia rinvenuti sulla Luna. Lo scopo del test è quello di determinare dove esattamente si sono formati i cristalli di sale, in relazione all'intonaco e al colore. Abbiamo esaminato il sale e... Scusa, Don, potresti mostrare il campione di intonaco? E abbiamo studiato anche l'intonaco. Dentro l'intonaco abbiamo trovato alcune sostanze cristallizzanti. Potresti ingrandire e mettere a fuoco. Ma sorprendentemente non abbiamo trovato sale. Così abbiamo proseguito e abbiamo scoperto che il sale si cristallizzava solo tra la roccia e l'intonaco, fra l'intonaco e lo strato di pittura e sulla superficie di quest'ultima. Abbiamo discusso il fenomeno con i nostri colleghi e sono nate varie teorie su come sia avvenuta la cristallizzazione. All'inizio credevamo fosse dovuta a piogge occasionali. Ma un nostro collega egiziano ha elaborato la teoria che il danno sia antico e che il sale si sia formato durante l'intonacatura e la pittura al momento della costruzione della tomba. Molti di noi hanno sposato questa teoria. La teoria egiziana è che lo sviluppo del sale sia iniziato anticamente. Il sale, naturalmente presente nella roccia, è emerso a causa dell'applicazione di un intonaco troppo umido. Ci sono inoltre le prove di altre antiche imperfezioni. Troppo colore, 3 millenni prima dell'invenzione della vernice che non sgocciola. Crini di un pennello lasciati qua e là. E qui, mentre lavorava, il pittore ha impresso l'impronta rivelatrice delle proprie unghie nell'intonaco, prima che si asciugasse. Finora tutti gli indizi fanno pensare che Nefertari sia stata sfortunata. Il sito scelto per la sua tomba era un banco di calcare scadente, pieno di sale. Più si va in profondità, più la densità del sale aumenta. Nella camera sepolcrale il danno causato dal sale è maggiore. Il dottor Ahmed Kadri, presidente dell'Organizzazione Egiziana per le Antichità, è un visitatore assiduo. I precedenti tentativi di restauro prevedevano lo scollamento di intere parti di intonaco, che venivano riassemblate in cornici isolate dalla pietra. Ma Mora, in accordo con le autorità egiziane, ha giudicato troppo rischiosa questa tecnica. Ritiene inoltre che distruggerebbe l'atmosfera della tomba.
Ormai è chiaro che questo sarà un progetto lungo e costoso, un restauro degno di una regina. Ma cosa sappiamo di Nefertari, in onore della quale si svolge questo lavoro? La sua importanza e la sua fama non aveva eguali fra le regine egizie. La vera storia di Nefertari è uno dei grandi romanzi della storia egizia. Il fatto che a Nefertari fosse dedicato un tempio è doppiamente significativo, dato che non era di sangue reale e nemmeno l'unica moglie di Ramses II. Eccola che ne sorveglia con regale splendore l'inaugurazione, nel 1255 a.C. Nei bassorilievi dei templi è raffigurata mentre rende omaggio agli dei, quasi fosse una loro pari. Nefertari era la prima moglie di Ramses II. Lo aveva sposato a 16 anni, ma non riuscì a dargli un erede. Il formalismo dell'arte egizia fornisce pochi indizi, ma Nefertari, scelta fra tante, aveva il posto più alto nella scala degli affetti di Ramses. Era lei che appariva al suo fianco nelle occasioni ufficiali e durante le festività religiose. Nefertari fu accanto a Ramses durante tutta la sua vita e nei grandi progetti edilizi e di espansione territoriale. Ramses fece costruire templi e monumenti in tutte le principali città egizie. A Tebe fece restaurare e ingrandire il magnifico tempio di Luxor. Il grande pilone e la prima corte nel lato settentrionale sono opera sua. Nefertari forse fu incoronata qui. Come sposa di Ramses, governò insieme a lui durante il più fulgido periodo della civiltà egizia, un millennio prima dell'epoca della Grecia classica. Ramses portò pace e prosperità in Egitto per i 66 anni del suo regno. Ma la sua impresa più grande fu la battaglia di Kadesh contro gli Ittiti nel 1274 a.C. Lo scontro ebbe esito incerto, ma Ramses lo celebrò come una vittoria sulle pareti dei suoi templi. Anche Nefertari fece la sua parte. Dopo la battaglia mandò in dono gioielli e vesti regali alla regina degli Ittiti con una benedizione. Che il sole dell'Egitto e il dio della tempesta degli Ittiti possano portarti gioia. Nefertari, ovviamente, era anche una regina della diplomazia. Morì all'età di 45 anni, molti anni prima di Ramses, che aveva già fatto costruire la tomba per la sua amata moglie. Nella camera superiore, le divinità che avevano vegliato sull'esistenza terrena di Nefertari le danno il benvenuto e garantiscono il suo passaggio nell'aldilà. Gli egizi consideravano la morte come il prolungamento della vita di ogni giorno. Ecco Nefertari che gioca a Senet, un gioco apprezzato sia dai vivi che dai morti.
Khepri, dio del sole mattutino, rappresenta la rinascita ed è simboleggiato dallo scarabeo sacro. In questo dipinto Nefertari offre una stoffa al dio Ptah, patrono degli artisti e degli artigiani. La sua faccia è tinta di verde e nero, i colori dell'oltretomba. Thoth, con la testa di Ibis, è l'archivista e lo scriba degli dei. Nefertari gli offre in dono l'occorrente per scrivere. In questi geroglifici Nefertari è proclamata grande sposa reale e signora delle due terre, come era in vita. Nel suo cartiglio è scritto che è amata da Mut, la dea madre. Più sotto il testo recita che, grazie alle sue opere in vita, merita di entrare nel mondo sotterraneo di Osiride. Nel suo viaggio eterno, Nefertari adora i tori celesti che le forniscono cibo e bevande. Più in basso, i timoni che la guidano nel cammino rappresentano i quattro punti cardinali. Nefertari fu sepolta nella camera inferiore con una cerimonia in grande stile. Il sarcofago fu collocato fra quattro pilastri su cui vegliavano le divinità protettive. Gran parte delle immagini decorative sono stilizzate, come da tradizione. Ma la delicatezza e la raffinatezza di molte raffigurazioni di Nefertari fanno pensare che in vita fosse stata una donna di grande classe e bellezza. Dopo 6 mesi, gli interventi riparatori più urgenti sono terminati e può cominciare il restauro vero e proprio. Poco distante dalla tomba, nel vecchio albergo dei viaggiatori Thomas Cook, è stato organizzato un laboratorio sul campo, dotato di aria condizionata. È il primo nel suo genere in Egitto. Sarà la base per i lavori del progetto e un centro per svolgere analisi e ricerche sul posto. Qui faranno pratica anche gli allievi che proseguiranno il lavoro. Il team ora è pronto per cominciare il restauro a lungo termine. Ma quanto profondo e radicale dovrà essere? Il nostro scopo è la conservazione, piuttosto che il restauro o la ricostruzione. Salvare e conservare quel che è possibile per le future generazioni. Il massimo della conservazione con il minimo intervento. Ora che si sa che il problema sono i cristalli di sale, bisogna prima di tutto rimuoverli. In molti punti è facile staccarli a mano. Ma in altre parti della tomba la concentrazione di cristalli sotto l'intonaco è tale che intere porzioni pendono dal soffitto, rischiando di crollare. Il rimedio prescelto consiste nel coprire i dipinti con una spessa garza, rimuovendoli poi dal muro pezzo per pezzo. Vengono applicate barre di polistirene per tenere in posizione l'intonaco e fornirgli un supporto. Seguendo le sottilissime crepe, le sezioni vengono tagliate e attentamente rimosse. È un procedimento delicato e molto rischioso.
Le barre di polistirene possono venire rimosse in seguito, senza danneggiare la pittura. I frammenti e i cristalli di sale vengono poi staccati a parte dalla pietra. Le porzioni di intonaco rimosse vengono ripulite e levigate internamente. Quando i pezzi verranno nuovamente posizionati sulla parete, le crepe saranno riempite di materiale originario. Per 3.000 anni i frammenti di intonaco si sono accumulati nella camera sepolcrale. Ora vengono raccolti e setacciati. Sono poi ridotti in finissima polvere e ricostituiti in intonaco per tornare sulle pareti della tomba. La miscela deve essere preparata molto attentamente. Alla polvere vengono aggiunti un po' di gesso e gomma arabica. Deve esserci meno acqua possibile per ridurre al minimo il rischio di rimettere in moto l'attività del sale. Nella camera sepolcrale vengono ora trattati i bordi dell'intonaco sospeso, iniettando un'emulsione acrilica per rinforzare le superfici. Alcuni sostegni di intonaco vengono posizionati strategicamente. La pressione è esercitata usando piccoli tamponi e poi l'intonaco viene fatto asciugare. Tutto il procedimento sembra un po' primitivo, ma è molto efficace. I tamponi possono restare in posizione per 2 o 3 giorni. Infine, sia sulla parete di roccia che dietro il blocco, è applicato un sottile strato di intonaco e la porzione di dipinto può essere riposizionata. In molte zone il danno è così grave che bisogna trattare la superficie in modo diverso. I buchi più grandi vengono riempiti di pietrisco prima di essere intonacati. All'intonaco applicato viene dato un aspetto bucherellato o grossolano che mostri chiaramente la presenza del restauro. Ma in altri punti, dove i danni non sono così seri, la superficie viene preparata per essere nuovamente dipinta. Questo è forse l'aspetto più controverso del lavoro. Anche se si è stabilito che le pareti non verranno interamente ridipinte,
Per alcune sezioni, Mora ha adottato una tecnica di restauro sviluppata in Italia. È chiamata tratteggio. Lo scopo è un effetto visivo più che una vera pittura. Vengono usati fino a 12 colori. Il colore è tempera ad acqua che può facilmente essere rimossa se la tecnica dovesse essere giudicata inadeguata. Invece di dipingere zone di colore uniforme, si applicano raffinate combinazioni di vari colori, allineando sottili righe l'una accanto all'altra con un pennello finissimo. Mentre lavora ad uno dei celebri ritratti di Nefertari, Lorenza D'Alessandro spiega questa tecnica. Adesso sto usando il nero, il verde ed il blu. Comincio da questo stadio, dove i colori sono molto tenui, per arrivare a questo risultato. Uso un pennello piuttosto spesso e un sostegno, in modo da ottenere un tratto verticale molto preciso. Lorenza comincia a dipingere una serie di sottili righe nere. Poi ritorna sullo stesso punto e dipinge delle righe verdi. Infine traccia quelle blu, creando un colore omogeneo che somiglia al blu scuro originale, visibile a sinistra. Questo è un esperimento. Realizzato appositamente perché le autorità egizie possano giudicare la tecnica. Tutta la zona deteriorata dovrebbe essere trattata allo stesso modo, ma l'effetto voluto è già visibile. Osservando da vicino, anche l'occhio meno allenato noterebbe che il verde non è quello originale. Basta allontanarsi di qualche passo perché il tratteggio scompaia e renda molto più facile e soddisfacente la comprensione dei colori originari. Le autorità egiziane sono impazienti di aprire al pubblico la tomba. Ma prima che ciò possa accadere, c'è un altro problema che preoccupa gli esperti: la perdita di colore di molte superfici originali. Per cercare di scoprire quale reazione chimica sia in atto, il Getty Institute ha consultato un esperto che vive dall'altra parte del globo. In Giappone, presso l'Università di Tokyo, c'è il Dipartimento di Scienze della Conservazione. Qui esiste un'enorme raccolta di funghi prelevati da monumenti storici di tutto il mondo. Il professor Hideo Arai fa parte del Getty Institute fin dagli inizi. È un biologo specializzato nell'analisi ambientale dei siti antichi. All'inizio del progetto è entrato nella tomba per compiere un'analisi biologica completa.
Ha scoperto tracce di umidità, ma fatto più grave, si è reso conto che nel corso di 3 giorni la sua sola presenza nella tomba aveva provocato il raddoppio di molti funghi e batteri. Poteva essere anche questa la causa della perdita di colore dei dipinti? Nella tomba di Nefertari ho scoperto che il passaggio dal blu al nero in certi punti può essere causato da microorganismi la cui crescita viene aggravata dall'umidità. Abbiamo messo un campione di intonaco in un'incubatrice e abbiamo notato che i funghi si accrescevano. Probabilmente abbiamo ridato vita a un organismo latente che era in letargo fin dai tempi in cui visse la regina. Se tombe come quella di Nefertari saranno aperte al pubblico, si dovrà farlo in un ambiente controllato, dopo aver effettuato le migliori analisi scientifiche. Speriamo di poter fornire raccomandazioni che determinino una gestione corretta e ben informata. Per proteggere le bellezze della tomba di Nefertari, in futuro il numero dei visitatori dovrà essere limitato. Ma quel che è certo è che l'immediata minaccia che incombeva sui dipinti è scongiurata. Mentre il lavoro del team prosegue, ogni centimetro della tomba viene fotografato. Finora è stato raccolto un archivio di più di 3.000 diapositive che documenta ogni tappa del lavoro di restauro. Il notevole risultato ottenuto sarà certamente un modello per progetti futuri. Il restauro delle pitture murali nella tomba di Nefertari non è una sfida solo dal punto di vista conservativo. Il progetto è stato deciso unitamente al Getty Conservation Institute perché i danni esistenti nella tomba erano molto rappresentativi di quelli che affliggono molte altre tombe egizie del Regno Nuovo in quella zona. Quindi non abbiamo solo voluto accettare una sfida, ma piuttosto iniziare un progetto di ricerca che possa portare al successo degli interventi per la conservazione della tomba di Nefertari e che sia applicabile anche al salvataggio di altre tombe della Valle dei Re. Quando qualcuno entrerà nella tomba dopo che avremo finito il lavoro, e speriamo di finirlo nel giro di 2 o 3 anni, dovrebbe dire: che cosa hanno fatto? Qui non è entrato nessuno, nessuno ha lavorato. Per noi sarebbe il complimento più bello.